Ciao e benvenuti a Crochet Romance. Io sono Lisa e oggi vediamo come realizzare una piccola borsetta tipo beauty case che potrà essere utilizzata per mille motivi diversi. L'occorrente che ci serve sono due gomitoli di un filato di cotone. Io ho questo qua che ho comprato anni fa in Germania, che è un misto cotone e viscosa, che quindi porta un po' di splendore al nostro filato. Un marcapunti. Le forbici, l'ago da cucito e l'ago da lana, il filo da cucito in tinta, io quindi ho scelto per il giallo, potevo usare anche il rosa. Poi ci serve un uncinetto da 3,5 mm, quindi prendete un filato che si adatta più o meno a questo spessore. Inoltre una cerniera. Saranno 15 centimetri, non l'ho misurata. Dopo, comunque, la misurerò e vi faccio sapere. In ogni caso, potete usare la lunghezza della cerniera che volete voi, perché sarà essa che ci indica la misura della borsa finita. Inoltre, se volete, potete usare dei bottoncini decorativi, ma questo è un accessorio facoltativo. Iniziamo subito con la lavorazione. Iniziamo la lavorazione con un anello magico. Se non sapete ancora come si realizza, potete vedere il tutorial nella lezione della scuola di uncinetto. Vi lascio comunque il link sotto nel box informazioni. Quindi quando abbiamo creato il nostro anello magico facciamo 7 maglie basse all'interno del nostro anello magico. Una, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Stringiamo il cerchio dalla codina e inseriamo il nostro marcapunti nell'ultima maglia che abbiamo appena lavorato. Come sapete, adesso dobbiamo fare un giro completamente di aumenti, quindi le nostre 7 maglie basse diventeranno 14 maglie basse alla fine del giro. Lavoriamo quindi direttamente nella prima maglia bassa, 2 maglie basse. Nella maglia successiva facciamo di nuovo 2 maglie basse. Entro con l'uncinetto nella maglia, faccio una maglia bassa, entro nella stessa maglia e faccio la seconda maglia bassa, facendo così un aumento. E ripeto questo per tutto il secondo giro. All'ultima maglia tiro via il marcapunti e faccio 2 maglie basse. Anche qui controlliamo un attimo se abbiamo contato giusto, quindi 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. Perfetto. Nell'ultima maglia che ho appena lavorato, reinserisco il mio marcapunti per segnarmi il fine del giro. Nel prossimo giro devo fare una maglia bassa nella prima maglia. Nella maglia successiva devo fare un aumento, quindi lavorerò 2 maglie basse, una e due. E questo motivo va ripetuto per tutto il giro, quindi facciamo prima una maglia bassa e nella maglia successiva ne facciamo 2 maglie basse. Una maglia bassa e un aumento. Una maglia bassa e un aumento. Una maglia bassa e un aumento. E ripetiamo questo per tutto il terzo giro. Alla fine del giro avremo 21 maglie basse. Voi potete all'inizio sempre contare la fine di ogni giro in modo da essere certi di non aver saltato nessuna maglia.
Come avete visto, ho messo anche nell'ultima maglia del giro precedente le mie due maglie basse per fare l'aumento. Adesso nel successivo giro devo avere 28 maglie basse, quindi devo fare anche qui una maglia bassa nella prima maglia, una maglia bassa nella seconda maglia e poi un aumento. Quindi per semplificare, diciamo che facciamo due maglie basse singole e poi un aumento nella maglia successiva. Lavoro due maglie basse singole e nella maglia successiva faccio un aumento. Io spero che il concetto sia chiaro. Se avete domande, lasciatemeli sotto nel box informazioni. È probabile che nel momento che voi state guardando questo video io sono in ferie, ma se ho la connessione io vi rispondo. Altrimenti aspettate un paio di giorni. Allora, quindi continuate a lavorare per tutto il quarto giro facendo una maglia bassa, un'altra maglia bassa e poi un aumento. Devo fare l'aumento qua, quindi anche qua. Una maglia bassa e un aumento. Se alla fine del giro terminate con un aumento, sapete che avete fatto tutto giusto perché ogni giro finisce con un aumento nell'ultima maglia. Ora, per il quinto giro dobbiamo fare 3 maglie basse singole. E un aumento, quindi nella prima maglia facciamo una maglia bassa, nella seconda maglia facciamo una maglia bassa, nella terza maglia facciamo un'altra maglia bassa e nella quarta maglia facciamo due maglie basse. Penso che è chiaro, no? Adesso faccio 3 maglie basse singole, una, due, tre. E nella quarta maglia faccio il mio aumento. Poi 1, 2, 3 e nella maglia successiva faccio il mio aumento. Ripetete questo motivo per tutto il giro. E terminerete anche qui con un aumento nell'ultima maglia. Io vi ho preparato una tabella che indica per ogni lavorazione in tondo, partendo da 4 maglie fino a 12 maglie nel inizio giro, quante maglie dovrete avere per ogni giro che fate. E vi ho spiegato anche lì come fare gli aumenti in modo scritto. Quindi, per eseguire adesso questa lavorazione, noi dobbiamo andare a lavorare in tondo, aumentando in ogni giro di 7 maglie basse. Voi andate a prendere la, tabella che io ho preparato e vi potete segnare, per ogni giro che fate dove siete arrivati. Vi lascio il link alla tabella sotto nel box informazioni dove potete scaricarlo tramite Google Drive oppure lo potete trovare anche nella sezione file del nostro gruppo Tempo di Crochet su Facebook. Cosa dobbiamo fare adesso? Praticamente dobbiamo lavorare a spirale in tondo fino ad avere un cerchio grande quanto la nostra cerniera, quindi quanto da questa punta a questa punta. Quindi voi dovete continuare a lavorare giro dopo giro facendo i vostri aumenti e poi vi spiegherò quando siete arrivati alla lunghezza della vostra cerniera, al diametro della vostra cerniera, vi spiegherò come proseguire per fare la nostra pochette. Quindi spero che sia abbastanza chiaro. Come vedete in quest'ultimo giro dove ci siamo fermati, stiamo facendo 3 maglie basse, poi un aumento e continuiamo così per tutto il giro. Quando siamo arrivati all'ultimo giro,
Nel prossimo giro faremo 4 maglie basse e poi un aumento, 4 maglie basse e poi un aumento. Nel giro successivo dobbiamo fare 5 maglie basse, un aumento, 5 maglie basse, un aumento. Nel giro ancora successivo dovrete fare 6 maglie basse, un aumento e così via. Giro ancora successivo, 7 maglie basse, un aumento, 8 maglie basse, un aumento, 9 maglie basse, un aumento. Io alla fine, quando ho terminato di creare la base, vi dirò quanti giri ho dovuto fare. Sono arrivata al 20° giro e quindi nell'ultimo giro che ho appena lavorato ho ottenuto un totale di 140 maglie. Quindi ho fatto 18 maglie basse e poi un aumento, 18 maglie basse, un aumento. Come vedete, sono arrivata ad aver ottenuto il diametro necessario che copre tutta la mia cerniera. Adesso devo continuare a lavorare i miei giri per creare l'altezza della nostra borsetta, senza fare ulteriori aumenti, quindi lavoro semplicemente adesso dei giri facendo una maglia bassa in ogni maglia bassa che si presenta. La lunghezza o altezza di questi giri ovviamente è a gusto, potete farli quanti giri ne volete fare. Io intanto incomincio a fare i miei giri e dopo vi dirò quanti giri ho fatto. Ho lavorato 12 righe in altezza praticamente della borsa senza fare aumenti, quindi 12 righe in totale. Dopo dovete piegare la vostra borsetta a metà, proprio così, avendo il marcapunti dell'ultimo punto da un lato. Nell'altro lato inserite un altro marcapunti, proprio alla metà della vostra borsetta, e dopodiché piegate ancora a metà in questo modo e inserite dei marcapunti anche qui al centro. Vedete? Ho quattro strati praticamente della mia borsa e proprio a metà inserisco un marcapunti sia sopra che sotto. Quindi aprendo di nuovo ho segnato i miei centri e i miei laterali. Ok? Perché questo? Perché voglio inserire un punto decorativo. Ok. Quindi ora, per fare un punto decorativo ancora più bello, inserirò altri marcapunti ancora sulla metà. Quindi vedete come piego ancora dall'esterno verso il centro e metto anche qui un marcapunti sopra e un marcapunti sotto. Ok? E faccio la stessa cosa anche dall'altro lato. Quindi piego l'estremità verso il centro, così, e metto il mio marcapunti. Ora, da tutti e due lati. Ok. Ora è importante che vi ricordate qual è il vostro fine riga per non fare confusione. E io non vi sto dicendo quante maglie ho fra un punto e l'altro. Se volete fare un lavoro molto più preciso, che io adesso farò fuori dalla camera, ho segnato i miei punti, però vado a misurare se le maglie fra i miei marcapunti coincidono che abbiano sempre la stessa distanza. Quindi faccio adesso un esempio così
Se io qua ho 15 maglie, voglio avere 15 maglie anche fra questi 15 maglie, fra tutti i marcapunti 15 maglie. Lo faccio fuori camera in modo che non prendo troppi minuti che vi annoierebbero. Quindi segnate in questo modo come ho fatto io i vostri primi marcapunti, così sapete dove devono essere posizionati, perché può darsi che voi avete una cerniera più grande rispetto alla mia o più piccola, quindi il vostro numero di maglie varia rispetto al mio. E l'importante è che voi posizionate i vostri marcapunti alla stessa distanza. Come vedete, abbiamo posizionato sia in centro che nei laterali e ancora nel quarto. Ecco, si dice così in italiano, va bene. Nei quarti. E devono avere tutti la stessa distanza. Ho posizionato bene quindi i miei marcapunti e adesso mi aggancio con il nuovo filo. Quindi cosa faccio? Tiro un attimo via l'ultimo marcapunti di fine riga e riapro l'ultima maglia bassa che ho lavorato. Poi inserisco l'uncinetto nella maglia, tiro su il filo come se dovessi fare una maglia bassa. Ma per chiuderla utilizzo il mio nuovo colore. Così. Poi taglio il filo del primo colore, del rosa, e non mi serve più. Finirò la borsa con il giallo. Per non far scappare il filo potete fare un leggero nodino, dopo cucirete questi fili che sono avanzati qua. Adesso lavoro a maglie basse fino a raggiungere il mio marcapunti. Quindi una maglia bassa in ogni maglia. Sono arrivata al mio primo marcapunti, lo tiro via e adesso lavoro un punto decorativo attorno a questo punto. Quindi invece di inserire l'uncinetto nella maglia del marcapunti, io adesso torno nella riga che ho appena lavorato. Quindi qua ho lavorato la mia maglia bassa e torno nella riga sottostante, che è qui. Entro l'uncinetto, quindi vedete, qua è la maglia che ho appena lavorato, entro nella maglia sottostante qui, prendo il filo e lo tiro su. Quindi l'ho allungato un po'. Ora entro nella riga ancora più sottostante, quindi sono entrata qua, entro ancora una riga più bassa, inserisco l'uncinetto, prendo il filo e tiro su, allungando così il filo. Poi entro questa volta di fianco, vedete? E prendo il filo e lo allungo. Adesso voglio salire di nuovo su, quindi qua vado, invece di entrare qua, vado un punto più su e prendo la maglia e allungo il filo. A questo punto ho 5 fili sull'uncinetto. E adesso prendo il filo e passo attraverso tutte e cinque. E passo nuovamente chiudendo il mio punto decorativo. Vedete? Ora devo guardare bene la maglia che devo lavorare. Quindi abbiamo fatto qua una maglia bassa. Qua abbiamo fatto il nostro punto decorativo e devo lavorare nella maglia successiva e faccio una maglia bassa. Abbiamo creato così un piccolo decoro. Adesso lavoro a maglie basse fino al prossimo marcapunti e ripeto questo gioco anche nel prossimo marcapunti, che ve lo faccio vedere anche una seconda volta. Ecco, sono arrivato al prossimo marcapunti, lo tiro via e
e lavoro nella riga sottostante alla maglia bassa che ho appena lavorato, quindi vado una riga più giù. Prendo il filo e lo allungo, poi entro nella riga ancora più sotto, prendo il filo e lo allungo, poi vado di fianco alla stessa altezza del punto che ho appena lavorato e tiro il filo su, poi risalisco di nuovo, quindi vado di fianco però salgo di una riga, prendo il filo e lo tiro su. Ho 5 fili sull'uncinetto, passo attraverso tutte e 5 e chiudo con una maglia bassissima. Poi guardo bene di non saltare nessun punto e lavoro la mia maglia bassa nel prossimo punto. Vedete come si crea questo piccolo decoro? E dobbiamo ripetere questa procedura per ogni marca punti. Quindi anche qui dove abbiamo iniziato la riga lo faremo nella maglia che precede il primo punto che abbiamo appena lavorato. Fate così per tutto il giro. Vi faccio vedere l'ultimo punto decorativo. Eccomi che sono arrivata alla fine della riga, faccio le mie ultime due maglie basse e poi in questo punto che è ancora con il rosa io devo fare il mio punto decorativo. Facciamolo ancora una volta insieme. Spero tanto che si capisca, è più facile da fare che da dire, da spiegare. Quindi vado nella riga sottostante alla maglia bassa che ho appena lavorato, quindi ho lavorato questa maglia bassa, vado a entrare proprio nel punto sotto la riga precedente alla mia maglia bassa, quindi entro nel punto non qui, ma qui. Entro, prendo il filo e lo allungo, poi entro nel punto ancora sotto. Quindi sono appena entrato qua, adesso entro nel punto ancora una riga più giù. Entro e prendo il filo. Poi sono entrata qua e vado un punto di fianco. Lo vedete che fra le maglie ci sono dei piccoli buchini e voi entrate proprio in questi buchini. Prendete il filo e lo allungate. Quindi sono entrato proprio qui. E adesso salgo di nuovo di una riga, chiudendo così a modo di stella, diciamo. Vedete? Poi ho 5 fili sull'uncinetto e passo attraverso tutte e 5 e chiudo con una maglia bassissima. Ok, adesso ho lavorato anche il mio ultimo punto decorativo, come vedete. Se volete potete farne ovviamente anche a distanza più breve fra un punto decorativo all'altro, oppure se vi sembra ancora una cosa un pochino complicata, non fatelo, lavorate semplicemente a maglie basse. Per iniziare va più che bene. Quindi ho completato, metto il mio marcapunti perché questo me lo devo ricordare come fine di ogni giro e adesso lavoro semplicemente con il giallo delle righe a maglie basse, una maglia bassa in ogni maglia. Quindi anche qui dove mi ritrovo con il punto decorativo devo stare attenta a lavorare solo sopra la maglia bassissima che ho appena lavorato. Non lavorerò in questo punto perché vedete che sembrerebbe che si sono formati due maglie basse qua. Invece no, questo fa parte ancora del punto decorativo. Io lavorerò nella maglia bassissima qui. Ve lo faccio comunque vedere. Quindi facciamo insieme un attimo queste maglie basse.
Quindi ho iniziato il mio giro e adesso devo semplicemente fare una maglia bassa in ogni maglia bassa. Poi vi dirò quanti giri di giallo faccio prima di attaccare la cerniera e alla fine vedremo insieme come attaccare la cerniera. Quindi lavoro le mie maglie basse. Ok. Sono quasi arrivata al punto decorativo. Ora qui ho il punto decorativo. Sembrerebbe che qua devo fare una maglia. No, perché questo fa parte del motivo decorativo. Io lavorerò in questa maglia che è più stretta che la mia maglia bassissima. Ecco qua, vedete? Salto questo e lavoro nella maglia bassissima perché altrimenti farei un aumento. E noi non vogliamo fare aumenti. Perfetto. Poi lavoro nella maglia bassa successiva, qui. E continuo a lavorare a maglie basse per tutto il giro. Ogni volta che mi ritrovo con il punto decorativo, devo fare attenzione a non lavorare in questo punto, ma nella maglia bassissima. Quindi fate così la lavorazione a giri a maglie basse. Quando io ho completato, registrerò di nuovo e vi dirò quanti giri di giallo ho fatto. Ho terminato la parte gialla della mia borsetta e ho contato che sono in totale 12 giri fatti con il giallo, quindi includendo anche il primo giro fatto con il nostro punto decorativo. Adesso metto un attimo da parte questo lavoro e mi occupo della cerniera. Prendiamo quindi il nostro filo da cucito, ne tagliamo un pezzettino e lo inseriamo nel nostro ago da cucito. Tiriamo fino ad arrivare proprio alla metà e alla fine facciamo un nodo. Quindi io voglio cucire avendo il filo doppio. Faccio un nodo. Ok. Vedete, lavorerò con il doppio filo. Iniziamo ad inserire l'ago da sotto, da dove c'è l'apertura della nostra zip, e stiamo ad una distanza di circa 3 mm dalla parte della chiusura della cerniera. Quindi stiamo a circa 3 mm e lavoriamo dei semplici punti diritti abbastanza larghi, perché questi punti ci serviranno per creare la base per poi attaccarci con il nostro lavoro ad uncinetto. Quindi io considero che nello spazio fra un punto e l'altro ci devono entrare 2 maglie basse, così mi regolo la mia distanza, sono circa 8 mm. Quindi entro, passo da sotto e risalisco dall'altro lato, risalgo, ok? Poi torno nello stesso punto, ecco, passo sotto e salgo a circa 8 mm dall'altro lato. Lavoro abbastanza morbido perché non voglio che la cerniera mi si arriccia e in più mi serve lo spazio per poter inserire poi il mio uncinetto. Vediamo di avvicinare un attimo la videocamera, così spero che si veda ancora meglio.
entro, passo sotto ed esco a una distanza regolare. Entro da un lato ed esco dall'altro e vado avanti così a fare la mia imbastitura fino alla fine della cerniera. Ecco, e quando arrivo qua passo da sotto e continuo a lavorare andando a punti diritti nell'altro verso fino alla nostra apertura della cerniera. Quando risalite dall'altro lato, prestate attenzione a lavorare i punti esattamente a specchio allo stesso livello dell'altro lato. Così avremo poi il numero di maglie uguali per tutte e due le metà della nostra borsa. Vedete, mi regolo dove finisce il punto dell'altro lato e aggiusto il mio ago in modo che esca dalla stessa altezza. Dovrebbe sempre un occhio all'altro lato e mi regolo di conseguenza. Quando avete fatto anche l'ultimo punto, ovviamente sul retro passate il filo un paio di volte attraverso la cucitura che avete fatto in modo da fermare e bloccare il filo. Quindi, come vedete, ho messo la borsetta piegata a metà. Ecco, potete scegliere anche se metterla in questa maniera e metto la mia cerniera più o meno al centro e la fisso con uno spillo da un lato e anche dall'altro lato. Così. Ok. Intanto sulla metà della borsa. Poi prendo di nuovo il mio uncinetto in mano e inizio a lavorare avendo il tessuto piegato a metà, come vedete. Ora lavoro a maglia bassa passando prima dalla metà della maglia. Quindi lavoro passando prima, entro nella prima maglia e poi entro anche nella prima maglia che mi si presenta dall'altro lato. Vedete, abbiamo quattro fili, le due maglie basse, le abbiamo sull'uncinetto. Passiamo attraverso tutte e quattro, prendiamo su il filo, prendiamo nuovamente il filo e passiamo attraverso due, facendo così una maglia bassissima. Ora entro nella una maglia bassa, scusatemi. Entro nella prossima maglia bassa da un lato e entro nella prossima maglia bassa anche dall'altro lato. Prendo il filo, ho due fili sull'uncinetto e faccio una maglia bassa, chiudendo così i due lati insieme. Vedete, entro nella prima metà, entro nella seconda metà e lavoro una maglia bassa, chiudendo il mio lavoro della borsetta. Questo lo dobbiamo fare fino a raggiungere la nostra cerniera. Sono pochi punti, quindi li facciamo insieme. Proprio passo attraverso le maglie basse, da
da entrambi i lati e lavoro una maglia bassa. È facilissimo. Ancora un paio di maglie fino a raggiungere la nostra cerniera. Ok. Sono arrivata già vicino, però devo continuare ancora fino ad arrivare proprio al mio primo punto di cucitura che ho fatto qua. Quindi continuo, adesso mi tolgo per facilità lo spillo e lo sposto un pochettino più avanti. Così. Ok, quindi lavoro ancora unendo i due lati. Con un po' di pazienza, perché adesso qua abbiamo già la cerniera che ci blocca un po' il passaggio della mano. Ok, controllo la posizione della mia cerniera, che ovviamente dovrà anche potersi aprire facilmente. Sì. Ok, direi che va bene così. Adesso devo iniziare a lavorare unendo la cerniera alla mia borsa dal primo lato. Quindi tolgo lo spillo, però tengo tutto ben fermo. Con l'uncinetto entro nella maglia. Vediamo di zoomare un po'. Ok. Quindi entro nella prossima maglia bassa solo dalla metà che è rivolta verso di me e poi passo sotto alla cucitura che ho fatto, il primo punto di cucitura, entro con l'uncinetto, prendo su il mio filo e passo attraverso la maglia. Avete visto? E chiudo con una maglia bassa. Poi entro nella prossima maglia, entro di nuovo nella stessa cucitura che ho fatto, torno con l'uncinetto attraverso le maglie e faccio una maglia bassa. Adesso entro nella prossima maglia bassa e vado a cercarmi il prossimo punto di cucitura che è qui. Passo sotto, prendo il filo, passo attraverso la maglia e faccio una maglia bassa. Entro nella prossima maglia bassa ed entro sempre nella stessa cucitura. Quindi in ogni punto di cucitura che ho fatto lavorerò due maglie basse, unendo così il nostro lavoro alla borsetta. Vediamo ancora una volta insieme. Entro nella maglia bassa con l'uncinetto, poi entro sotto alla cucitura, prendo il filo e passo sotto la cucitura e sotto la maglia bassa. Poi prendo nuovamente il filo e faccio una maglia bassa. Entro nella prossima maglia bassa e ritorno nella stessa cucitura facendo una seconda maglia bassa nello stesso punto. Ok,
e vado avanti così fino a raggiungere l'altra metà. Quando avete cucito anche nell'ultima cucitura che avete fatto, ritornate a lavorare a maglie basse unendo i due laterali. Quindi posizionate bene il vostro tessuto della borsa, entrate nella prossima maglia bassa e cercate la maglia bassa corrispondente dall'altro lato. Inserite l'uncinetto, passate attraverso due e fate una maglia bassa, unendo così anche da questa parte i due laterali della borsa. Arrivati alla fine della riga, passate il filo, stringete e tagliate. Dobbiamo poi girare il lavoro e riagganciamo con il filo dall'altro lato della cerniera. Quindi unisco, passando attraverso tutte e due le metà, il mio filo facendo una maglia bassissima giusto per fermare il filo. Dopo cucirò questa fine. E poi entro nella prossima maglia bassa e entro nuovamente nella cucitura. E faccio anche qui una maglia bassa. Entro nella prossima maglia bassa, entro nella prima cucitura ancora una volta e faccio un'altra maglia bassa e vado avanti così come ho fatto già per la prima metà, facendo per ogni punto di cucitura due maglie basse e così unisco e chiudo la mia borsa. Vedete? Vi faccio già vedere qua, guardate che bella rifinitura. Semplicemente fatto con l'uncinetto. Sono già arrivata all'altro lato della mia cerniera e passo per l'ultima volta attraverso tutte e due le metà delle maglie, facendo una maglia bassissima giusto per chiudere e per fermare il mio punto. Passo un'altra volta, taglio il filo e stacco il filato dal gomitolo. Questo filo andrà cucito ovviamente con il nostro ago da lana e noi abbiamo già terminato la nostra borsa. Ora la parte successiva che vi faccio vedere adesso è un optional, quindi se la volete fare la fate, se non la volete fare va bene già così. Vedete la nostra borsa si apre e si chiude tranquillamente. Ecco, mi sto accorgendo che sarà bene che con qualche punto di cucitura blocco dall'interno anche questa parte eccessiva della cerniera, quindi faccio qualche punto di cucitura per fermarla sia da questa parte che anche da quest'altra parte, in modo che quando io devo aprire e chiudere la mia borsa non faccio fatica. Adesso voglio aggiungere questa farfalla e il fiore alla mia borsetta per l'apertura della zip. Quindi passo con l'ago e un pezzo di filo che ho tagliato attraverso questo buchino della zip. Poi voglio fare un nodo, quindi faccio un semplicissimo nodo qui e passo attraverso la perla del fiore e quello della farfalla. Ok, tiro via l'ago dal filo e mi riaggancio con l'altro fine del filo. Ok, ho agganciato il filo e adesso spero tanto che il mio ago passa anche una seconda volta attraverso la perla, perché qua l'apertura non è larghissima. Ecco, ce l'ho fatta, qui è un po' più larga, passo tranquillamente. Bene, adesso regolo la mia lunghezza desiderata. Ok, direi che va bene così, tiro via l'ago e chiudo con un semplice nodo.
per bloccare le mie perle. Perfetto. Taglio l'eccesso. E ho concluso la mia borsa. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Se non conoscevate ancora questa tecnica della zip attaccata con dei semplici punti ad uncinetto a maglia bassa, spero che vi sia stato utile per i vostri progetti e se avete voglia di fare questa borsa, mi farebbe davvero piacere vedere le vostre foto, nel gruppo Facebook Tempo di Crochet e vi lascio come sempre il link sotto nel box informazioni. Se vi è piaciuto questo tutorial, fatemi un pollice in su e iscrivetevi al canale. Ciao e alla prossima!